La seduta è aperta. Invito l'onorevole segretario a dar lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 14 luglio 2016. Presidenza Sereni Baldelli. La seduta comincia alle 9:30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 13 luglio 2016. La Presidente dà conto delle missioni e decorsi i termini regolamentari di preavviso, passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 3594, che consta di un unico articolo. L'Assemblea respinge le questioni pregiudiziali di costituzionalità Simonetti numero 1 e Scotto numero 2, dopo interventi dei deputati Rondini, San Nicandro, Binetti, Di Vita e Gribaudo. Dopo una sospensione della seduta dalle 11:05 alle 11:10, l'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione fino all'emendamento 1.20, approva l'emendamento 1.22 riformulato. La seduta sospesa alle 14 e ripresa alle 15. Il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero 3594. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, riferite all'unico articolo del disegno di legge, approva gli emendamenti 1.40 riformulato, 1.300, 1.301. 1.400, 1.83 riformulato, 1.89, 1.401, 1.402, 1.139, 1.140 e 1.403. Dopo una breve sospensione della seduta si passa allo svolgimento degli ordini del giorno, sui quali la sottosegretaria Biondelli esprime il parere del Governo. L'Assemblea respinge tutti i documenti di indirizzo per cui la violazione i proponenti insistono. La Camera, previa dichiarazione di voto ed autorizzato il coordinamento formale del testo, approva infine con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 3594. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti per le relatrici per la maggioranza Giacobbe per l'11ª Commissione e Piazzoni per la 12ª Commissione, i relatori di minoranza Cominardi, Martelli e Simonetti per l'11ª Commissione e Di Vita per la 12ª Commissione. La sottosegretaria Biondelli e i deputati Nicchi, Lenzi, Di Battista, Rizzetto, Gregori, Beni, Pesco, Luigi Di Maio, Paglia, Francobordo, Bianconi, Piras, Bruno Bossio, Mantero, Di Salvo, Argentin, Ciprini, Manlio Di Stefano, Baroni, Crippa, Polverini, Fratoianni, Scotto, Carnevali, Patrizia, Maestri, Marazziti, Casati, Patriarca, Dell'Orco, Della Ringa, Fantinati, Corsaro, Fedriga, Brescia, Nardi, Binetti, Miotto, Tripiedi, Cariello, Burtone, Rondini, Baldassarre, Caparini. L'Orefice, Caso, Dall'Osso, Toninelli, Duva, Villarosa, Nuti, De Lorenzi, Sincerti, D'Ottavio, Schirò, Campana, Grillo, Zampa, Gallinella, Frusone, Cera, Corda, Marzana, Bini, Placido, Ribaudo, Pizzolante, Locatelli, Ghebart, Mottola e Monchiero. Sono stati richiamati all'ordine i deputati Allasia e Molteni. Il Presidente, sulla base delle intese tra i gruppi, non essendovi obiezioni, passa alla trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno. L'Assemblea, su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera che la Camera si costituisca nel conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Roma, seconda sezione lavoro, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 91 del 2016. Il Presidente comunica una rimodulazione del calendario dei lavori della settimana successiva e modifiche nella Commissione dei gruppi Scelta Civica per l'Italia e Misto. Svolgono infine interventi di fine seduta i deputati Famiglietti, Nicola Bianchi, Ribaudo, Coccia e Catalano. La seduta termina alle 19:05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 luglio 2016 con inizio alle 9:30. La ringrazio, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati Biondelli, Bueno, D'Ambrosio, Damiano, Di Gioia, Fedriga, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Locatelli, Marazziti, Rampelli, Rosato e Scotto sono in missione a decorrere la seduta odierna. Complessivamente i deputati in missione sono 90. Come risulta l'elenco depositato presso la Presidenza, sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.
La prima interpellanza all'ordine del giorno è la 2420 degli onorevoli Rabbino e Monchiero, concernente iniziative per ripristinare la piena funzionalità della casa circondariale Giuseppe Montalto di Alba.